tutti, mi chiamo Franco Chiaramonte, collaboro col CHOPS da un po' di tempo nello sviluppo dei servizi al lavoro e del rapporto con il sistema delle imprese, lo sviluppo del rapporto con il sistema delle imprese, e il nostro gruppo ha provato proprio a declinare il tema di come il duale sia solo, non sia soltanto un'occasione di sperimentare qualcosa di nuovo, ma crei sia un motore di una nuova idea di rapporto con il tessuto produttivo. Già nel titolo il tessuto produttivo era declinato in termini di tessuto produttivo locale, nazionale ed europeo, cioè lanciando già la visione di un sistema a rete in cui l'impresa con la quale parliamo è un'impresa integrata che supera i confini ma vede nel territorio una fonte di valore. E allora è un'occasione per lo sviluppo, certo, e l'abbiamo provato a declinare in molte cose del position paper, ne cito soltanto qualcuna che già sviluppa alcuni temi trattati. Per il capitale umano, certo, perché rimette in fila il rapporto formazione lavoro-tempo, crea un valore nuovo a questa relazione, allena alla dimensione della formazione lungo tutto l'arco della vita che caratterizzerà le risorse che vivono l'esperienza del duale. La formazione professionale è chiamata a vivere e a interpretare una nuova dimensione di integrazione sua interna, e quindi si ripensa come organizzazione nel rapporto tra rapporto con l'impresa, servizi al lavoro, offerta formativa, soggetti protagonisti di questa rete. Il territorio, perché il territorio è il luogo in cui si crea il patto, il territorio e le reti sono il luogo in cui si crea il patto, perché il rapporto dentro lo sviluppo del duale tra imprese e sistema formativo è un rapporto che nasce dalla costruzione di un patto nel quale si coprogetta e si cercano e si costruiscono linguaggi comuni nuovi. E le imprese, perché è un'occasione per le imprese? Perché porta, riavvicina finalmente la freschezza del pensiero giovane all'impresa che cresce nella competizione. Per le istituzioni, perché anche le istituzioni sono chiamate a ripensare il proprio modello di ciclo di produzione istituzionale dalla produzione sequenziale all'interazione attiva. E mi avvio citando alcuni punti rapidamente alle conclusioni di questo lavoro che abbiamo fatto. Allinea i linguaggi, perché dobbiamo parlare con l'impresa trovando i linguaggi che portino l'impresa a comprendere cos'è la progettazione formativa e a riconoscerla dentro i sistemi formali formalizzati e a riconoscerla nella progettazione comune come patrimonio proprio, come qualcosa di proprio. E vede l'opportunità di costruire nuove partnership con le nuove imprese, con la crescita dell'imprenditoria femminile che oggi caratterizza un pezzo del tessuto produttivo italiano, con le start-up, con l'artigianato, con il mondo dell'artigianato che vede, può vedere nel duale la riscoperta del valore del lavoro artigiano e del valore del lavoro ben fatto. E con il mondo del commercio, perché è un'opportunità di ripensare, anche grazie al mondo del digitale, anche grazie alla freschezza della giovani che entrano nell'impresa, di ripensare modelli di produzione, di distribuzione e di presenza nelle aree urbane. Chiudo con, ci sono delle criticità, non le citiamo, le sappiamo, c'è un problema di conoscenza, c'è un problema di diffidenza, bisogna superare gli aspetti burocratici, però diciamo che siamo sulla buona strada. Tag, vi lascio alcune parole che ci rimangano come possibili chiavi di ricerca. Nuova impresa, imprenditoria femminile, dualità del contratto, lavoro artigiano, patto, integrazione organizzativa, offerta formativa integrata, nuovi linguaggi, sviluppo dei linguaggi, start-up. Insomma, il duale è un'occasione veramente per l'innovazione e per lo sviluppo.